rischiato di, come dire, di non farci conoscere. Un gioco di squadra per un evento storico per la regione. Dal 19 al 26 giugno Santiago de Compostela, una delle mete privilegiate del turismo religioso a livello mondiale con Roma e la Terra Santa, dedicherà un'intera settimana all'Abruzzo e alla sua offerta tramite una serie di eventi, conferenze stampa, performance di artigiani e cuochi con il coordinamento dell'associazione Culto e Cultura in Abruzzo. Portiamo lì una settimana, per una settimana il nostro Abruzzo tutto, con le province, i comuni, gli operatori, ma soprattutto i prodotti unici che le nostre destinazioni offrono, a partire dalle ragioni, dai valori del culto, ma anche e soprattutto la gastronomia, l'artigianato artistico con guardiagrele, castelli. E quindi, come dire, una settimana dove incontreremo sicuramente gli spagnoli, ma in una località spagnola dove essi saranno in minoranza, sono in minoranza perché oggi è frequentato da turisti di tutto il mondo. Con questo gemellaggio, con questo inserimento nella rete europea dei cammini, mette l'Abruzzo veramente al centro delle traiettorie del turismo religioso, che erroneamente da più parti è ancora visto come un turismo poco remunerativo, un turismo poco impattante. Così non è, perché il turismo religioso muove, culturale, religioso muove masse di turisti, perché comunque crea la possibilità del ritorno, perché comunque promozione del territorio complessivamente. Un rilancio della nostra azione terramana per quanto riguarda i percorsi di San Gabriele e non solo, perché abbiamo altre opportunità, la Scala Santa, abbiamo i vari duomi, quello di Atri, quello di Teramo. C'è questo protocollo che andremo a sottoscrivere a Santiago di Compostela, con un'azione che parlerà molto in direzione dei percorsi turistici. Cerchiamo di fare dell'Abruzzo una regione come la Galizia per San Giacomo, l'Abruzzo per San Tommaso. Una delegazione composta da tante persone molto qualificate, portiamo anche degli sbandieratori, portiamo personaggi in costume, insomma, portiamo l'Abruzzo migliore sotto tutti i punti di vista. Non è soltanto promuovere il miracolo eucaristico, che di per sé già dal Giubileo del 2000 ha avuto una visibilità enorme, abbiamo tantissimi visitatori, ma volevamo mettere questo segmento all'interno della promozione turistica abruzzese, con le province, molti comuni, in un segmento che io ritenevo allora e ritengo ancora strategico. L'occasione che ci si è presentata a Santiago de Compostela credo che sia un'occasione veramente imperdibile per tutta la regione Abruzzo e per la provincia di Pescara.